Ciao amici di Scatta Impara, eccoci qui per parlare di 5 buoni motivi per avere un solo catalogo in Lightroom Classic. Sì, catalogo di Lightroom, questo sconosciuto. Quante volte ci si chiede, ma in Lightroom quanti cataloghi devo avere? Ma che cos'è il catalogo? Ebbene, fuori da questo canale troverai un sacco di risposte da chi ti dice di avere un solo catalogo a chi ti dice di avere un catalogo ogni anno, un catalogo ogni mese dispari, fino ad arrivare a chi ti dice di avere un catalogo per ogni progetto. E quindi che fare? Facciamo chiarezza con questo video dove ti dico 5 buoni motivi per avere un solo catalogo. Che tu stia iniziando ora con Lightroom o tu lo conosca già da un po', sicuramente questa è una delle domande che ti sarai posto o di cui avrai sentito parlare. Io attraverso questo video dove ti propongo un solo catalogo per tutte le tue foto, voglio anche accompagnarti e spiegarti il perché per farti comprendere le potenzialità del catalogo. Ma se resterai con me fino alla fine vedrai che questa non è l'unica risposta possibile. Ogni risposta ha dietro dei perché. Però in realtà per la maggior parte degli utenti avere un solo catalogo è la scelta migliore. E allora mettiti comodo, iscriviti al canale, scegli mi piace e seguimi punto per punto. Spesso chi parla di avere più cataloghi lo fa a partire da un concetto, ovvero dal fatto che Lightroom più foto gli inserisci più si appesantisce. Ebbene, questo non è propriamente vero, perché il catalogo è un database, sicuramente si espande, richiede spazio, perché il catalogo è fatto da vari record, da varie tabelle, perché a fianco al catalogo ci sono le anteprime. Però in realtà il catalogo potrebbe avere 1 milione, 2 milioni di foto all'interno e lavorare bene ugualmente. Ti faccio ad esempio vedere come scorrono le immagini in un catalogo ottimizzato che contiene oltre 120.000 foto e dove sto eseguendo le selezioni di quale foto sviluppare per questo matrimonio. Come vedi, le performance possono essere più che soddisfacenti. Il tempo di passaggio da una foto all'altra non è sicuramente un problema. È più un problema la mia scelta, la mia capacità di scegliere le foto. Chiarito che è possibile ottimizzare le performance di un catalogo, e eventualmente ne parleremo in un altro video, vediamo quali sono questi 5 buoni motivi per avere un solo catalogo. Punto numero 1. Migliore organizzazione. Infatti, se tu hai un catalogo solo, riesci a centralizzare tutto in un unico posto. Lightroom non è solo il modulo sviluppo, ma è molto di più. Infatti, il primo modulo è il modulo libreria, il modulo da cui gestisci il tuo archivio fotografico. Ecco che avere un unico catalogo ti permette di sfruttare tutte le potenzialità di Lightroom, perché Lightroom ti permette di gestire le cartelle, crearle, rinominare i file, ti permette di spostare i tuoi file, prenderli da una parte e metterli da un'altra, cambiare anche disco se serve. Ed oltre alla gestione fisica del file, Lightroom si occupa anche della gestione delle keyword, della gestione dei metadati. Hai la possibilità di creare raccolte fisse o dinamiche all'interno delle tue foto, quindi puoi mettere insieme foto che arrivano da servizi diversi. L'esempio classico per chi fa foto di eventi o di matrimoni è quello di creare una raccolta delle migliori foto dell'anno, delle migliori foto in controluce, delle migliori foto al tramonto. Ecco, se tu hai una buona organizzazione, con Lightroom puoi fare questo. E qui ci lanciamo già verso il punto 2, ovvero il tuo archivio diviene completamente ricercabile. Ti faccio una domanda: quanto ci metti a cercare una foto? Riesci in 3 clic ad arrivare alla tua foto che stai cercando? Ebbene, Lightroom Classic, organizzato con un solo catalogo, ti permette di ricercare tutte le tue foto da un unico posto, dal modulo libreria, dai filtri. E quindi, se tu hai organizzato bene il tuo catalogo, se tu hai sfruttato le potenzialità di Lightroom, puoi anche ricercare le tue foto in pochissimi clic. Puoi ricercare su disco, puoi cercare sulle cartelle, puoi cercare sulle raccolte, puoi cercare sui file. Le potenzialità sono tantissime. Leggi bene la seconda riga dell'elenco puntato, puoi ricercare anche sui dischi fissi spenti
Ebbene sì, il modulo libreria lavora anche quando gli originali non sono connessi. Tu hai il tuo archivio fotografico su un disco esterno, su più dischi esterni, su un NAS. Bene, tu puoi accedere a Lightroom anche con gli originali disconnessi. Anche senza anteprima avanzata puoi fare delle ricerche. Puoi usare completamente il modulo libreria con i dischi fissi dei RAW spenti. E questo ti permette di fare delle ricerche, di capire quale disco devi connettere quando cerchi una foto. E la ricerca, come dicevamo, può avvenire per vari parametri, dai metadati, le parole chiave, al percorso o al nome del file. Quindi, veramente molto potente. Ricollegandoci all'esempio di prima, puoi fare una ricerca delle foto migliori di un determinato obiettivo. Puoi classificare queste foto per anno e ricercarle. E a partire da una ricerca puoi crearti un'ulteriore raccolta. Quindi le potenzialità sono veramente molto elevate. E penso che già questi due punti possono essere molto importanti sia per il privato sia per un appassionato di fotografia che magari nel tempo può vedere le sue foto migliori, capire come il suo modo di scattare si è evoluto, oppure ha la possibilità di avere sempre pronte delle foto vecchie per studiarle, per migliorarle, per progredire nel proprio percorso fotografico. Ma ciò vale anche per il professionista, perché ormai bisogna mostrare il proprio lavoro, bisogna avere la capacità di metterlo assieme. Ecco che fare delle ricerche trasversali fra più progetti diventa essenziale. E passiamo al punto 3, ovvero non devi riavviare, nel senso che anche più cataloghi diversi ti consentono di ricercare, di mappare le tue risorse. Però ovviamente il passaggio da un catalogo al successivo richiede il riavvio di Lightroom, perché Lightroom deve scaricare tutte le informazioni del catalogo attivo e deve caricare il catalogo presente, il nuovo catalogo. Quindi se tu lavori con più cataloghi devi considerare questa cosa, è una perdita di tempo. E quindi diciamo basta agli riavvi di Lightroom, usiamo un solo catalogo e passiamo al consiglio numero 4. Questo è un motivo hardware tecnico, ovvero ti dicevo un catalogo va ottimizzato. Il catalogo è fatto dal file del catalogo e dalle varie anteprime e deve essere memorizzato in un dispositivo altamente performante. Ecco che se tu hai un catalogo solo, è semplicissimo prendere questo catalogo e dedicargli un disco fisso. E quindi puoi ad esempio acquistare un SSD dedicato al tuo catalogo, lo prendi, lo installi all'interno, prendi un hard disk molto veloce o SSD SATA o meglio ancora SSD NVMe e lo dedichi al solo catalogo, così il tuo sistema avrà un disco fisso dedicato al sistema operativo, un disco SSD dedicato al solo catalogo e un disco per i RAW che può essere un SSD, può essere un disco esterno molto capiente, può essere un disco interno molto capiente, ma l'importante è che avendo un solo catalogo puoi centralizzare, ottimizzare la velocità di scrittura e di lettura del catalogo e delle relative anteprime. E questo è un ottimo consiglio per ottimizzare i tempi di avvio e i tempi di ricerca in Lightroom. Ed eccoci giunti all'ultimo buon motivo per avere un solo catalogo, al motivo numero 5. Ovvero, se hai un solo catalogo, quel catalogo può essere anche sincronizzato nel web. Ebbene sì, puoi far dialogare Lightroom Classic con Lightroom, e se non sai di cosa parlo ti rimando a un video precedente, e far sì che il tuo archivio o parte del tuo archivio, qualche raccolta, sia disponibile anche in cloud. Ecco che ancora una volta hai tutto ordinato. Hai un solo catalogo con tutte le tue foto ricercabili, organizzabili e tutto questo catalogo può anche essere condiviso nel cloud con i tuoi dispositivi. Non serve condividerlo tutto, ma da Lightroom Classic hai la possibilità di attivare la sincronizzazione per un solo catalogo, appunto, e quando questa sincronizzazione è attiva hai la possibilità di condividere delle raccolte e anche di ricevere le informazioni dal cloud. Quindi una potenzialità che forse conviene abituarci ad usare, perché ormai il telefono ce l'abbiamo ovunque, il PC, quello bello performante, non ce l'abbiamo sempre con noi, anche fosse un portatile. Se cominci ad avere tanti cataloghi invece, questa cosa della sincronizzazione cominci un po' a perderla,
perché o hai bisogno di un catalogo dedicato alla sincronizzazione, oppure non puoi ogni volta cambiare il catalogo che è sincronizzato, perché cominceresti a ricevere dentro questo catalogo altre informazioni, informazioni da altri cataloghi, informazioni dal telefono. Insomma, sarebbe un vero disastro. E quindi, se vuoi sfruttare questa comunicazione fra i due mondi, e ti consiglio di approfondirla, devi avere un solo catalogo. Allora, che te ne pare? Sono 5 buoni motivi? Ti ho convinto? Beh, il video non finisce qui perché voglio dirti un'altra cosa. Ebbene, voglio concludere con questa frase. Il catalogo è uno strumento. Ovvero, il buon consiglio che ti do è veramente utilizza un solo catalogo. Lì hai tutto ciò che serve. Hai tutti gli strumenti. Puoi ottimizzare al massimo il tuo archivio fotografico. Vedrai e rimarrai soddisfatto di questa scelta. E avere un solo catalogo è anche un ottimo sistema di allenamento per conoscere e sfruttare bene questo strumento, che appunto è uno strumento. Quindi questo è il gran consiglio che ti do, un solo catalogo. Ma l'altro gran consiglio che ti do è: conosci a fondo il catalogo, perché come ogni buon strumento ci sono molti modi di utilizzarlo. E quindi, se sei un professionista che lavora con altri professionisti, potresti avere delle esigenze diverse. E allora conoscere a fondo il catalogo diviene fondamentale. Conoscere come mettere insieme più cataloghi diviene fondamentale. Sapere come prendere parte di un catalogo, estrapolarla, inviarla a un collaboratore e poi riportarla nel proprio catalogo diviene fondamentale. Insomma, lo strumento catalogo è importantissimo, è molto potente, spesso è una cosa sottovalutata da Lightroom. Io qui sul canale ho già fatto qualche video, ma in alcune occasioni ho addirittura fatto incontri da più di un'ora parlando solo di catalogo. Quindi quello che voglio farti percepire è che il catalogo è uno strumento che va fatto proprio. La strategia con cui iniziare è sicuramente un solo catalogo, però l'altro consiglio è quello di lasciare spazio alla fantasia purché sia guidata dalla conoscenza. Ora non mi resta che invitarti a lasciare i commenti qui sotto, a farmi le tue domande. Probabilmente io stesso farò qualche altro video su questo tema, ma riporta già qui sotto le tue richieste. E noi, come sempre, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!